In ogni nostra bicicletta riconosciamo il nostro DNA. È un DNA votato alle corse e lo facciamo da 110 anni. Ogni giorno facciamo con passione bici da corsa uniche. Se guardo gli ultimi anni mi vengono i brividi. Dalla 101 di Alessandro Ballan, campione del mondo, la 07 del Giro d'Italia del compianto Scarponi, la serie 06 e poi le serie 110 AIR che equipaggiano il nostro team professionistico Villi e Triestina Sella Italia. Però in questi anni mi è rimasto nel cassetto un sogno: voler progettare e produrre una nuova bici trasversale che andasse bene per tutti. Per questo abbiamo introdotto un nuovo progetto che oggi chiamiamo 110 NDR. Il primo aspetto che abbiamo analizzato è stato proprio il tipo di materiale da usare, che per forza di cose doveva essere diverso rispetto al classico materiale che usiamo nei prodotti prettamente corsaioli. Quindi siamo stati in Giappone dai nostri fornitori di materiale, abbiamo cercato il prodotto giusto, ma oltre a trovare il prodotto giusto abbiamo dovuto anche lavorarlo in maniera diversa rispetto a quello che conosciamo adesso, quindi dei piani di laminazione completamente diversi. Actiflex è composto da una semplice serie di parti. Abbiamo il telaio che integra un'interfaccia molto leggera, quindi discreta anche dal punto di vista visivo. Poi abbiamo un link in alluminio, che è la parte che collega il telaio alla parte posteriore, che permette quindi il movimento di ammortizzazione. E poi abbiamo l'elastomero, la parte che ammortizza, che è prodotta in un tecnopolimero dalle eccezionali caratteristiche tecniche. Questo viene prodotto in tre diversi gradi di durezza, in maniera di dare la possibilità ad ogni ciclista di trovare il giusto feeling con la propria 110 NDR. Oggi NDR quindi beneficia, rispetto alle nostre classiche geometrie, di una minore lunghezza orizzontale e di un'altezza maggiore a livello dello sterzo. Questa diversa geometria si risolve in una diversa postura più comoda che impegna molto meno i muscoli del collo e della schiena. Non credo che esistano molti telai al mondo che siano così versatili come 110 NDR. Su questo telaio possiamo montare sia dei fini tipo tradizionali con le relative ruote a quick release, oppure possiamo montare dei fini idraulici a disco e relative ruote con i perni passanti. L'uso dei freni a disco ci permette poi di poter montare delle coperture da 32 mm. L'anno scorso abbiamo presentato la curva alabarda, un prodotto monoscocca che integra i cavi all'interno. Per l'NDR, che è un prodotto molto versatile, più versatile rispetto a un telaio tradizionale, avevamo bisogno di un prodotto simile, ma a sua volta più versatile. Quindi abbiamo sviluppato stemma e barra, quindi sono una curva e un attacco separati, che quindi permettono all'utente di poter usare qualsiasi misura voglia avere, che permette però il passaggio dei cavi all'interno. Abbiamo scherzato sul fatto che abbiamo progettato un foro e attorno al foro, per il passaggio dei cavi, abbiamo costruito una curva e poi un attacco. Una bicicletta montata con i freni idraulici e i comandi di tipo elettronico permette il passaggio completo dei cavi all'interno del telaio. Quindi avremo un telaio senza alcun cavo esterno. Avevamo la necessità di trovare dei corridori che potessero dare dei loro consigli e sviluppare il prodotto insieme con noi. E proprio per questo abbiamo chiamato due diversi atleti, molto diversi tra di loro, uno Pippo Pozzato, corridore e campione internazionale, adatto alle corse del Nord, e poi l'ultra cyclist per eccellenza italiano, Omar Di Felice. Sviluppare una bici insieme con Villi è sicuramente una cosa che fa piacere e penso si riesca a mettere insieme un po' l'esperienza race mia di tutti questi anni insieme con tutte le tecnologie che ha Villi, e penso sia nato un qualcosa di veramente bello. Si è riusciti a racchiudere
un'eleganza che secondo me è incredibile, pulizia, non c'è un filo fuori con il freno a disco e il gruppo elettronico, si riesce a racchiudere tutti i cavi all'interno del manubrio, quindi questo nuovo sistema ha permesso di fare una bici che a mio avviso è esteticamente molto molto elegante, oltre che essere performante a livello di aerodinamica. Beh, la prima volta che sono salito in sella a questa bici, al primo prototipo che è stato realizzato, è stato veramente un qualcosa di eccezionale, la sorpresa. Il sistema ActiFlex è veramente una cosa innovativa che dà un vantaggio vero e proprio, specialmente su strade abbastanza rovinate o specialmente quando si vuole estremizzare la cosa sul pavé. Dà la sensazione proprio di galleggiarci in cima, di non sentire le buche, specialmente sul posteriore, dove quando si entra con una bici normale si ha sempre la sensazione di rimbalzare, di perdere la pedalata e quindi avere una dispersione di potenza. È una bicicletta che va bene per tutti quanti ed è stata pensata per il cliente di adesso, con delle idee un po' più romantiche rispetto riguardanti il passato, o uno un po' più giovane che guarda il futuro e quindi vuole un qualcosa di moderno e all'avanguardia. Con questa geometria abbiamo cercato di andare incontro alle esigenze di tutti quanti e fare una bicicletta che sia aggressiva, perché ha una linea che è bellissima a mio avviso, pulita, ma allo stesso tempo abbia un comfort e si guardi anche all'estetica. Vedere per la strada amatori con le biciclette con uno spessore di 3 o 4 cm sul manubrio e quindi esteticamente viene anche un po' più bruttina. Un risultato bellissimo di un mix di tante cose messe insieme e si è tirato fuori il miglior prodotto che si poteva fare in questo momento. Nel 2015, quando è iniziata la mia partnership con Villiers, mi è stato un po' spiegato quella che era la filosofia progettuale e Michele mi ha raccontato, no, di questo suo sogno molto ambizioso di creare la bici perfetta che potesse andare a coniugare le esigenze sia di performance che di comodità. Avendo seguito le varie fasi di sviluppo del prodotto, ho avuto modo anche di testare sul campo quello che è stata poi l'evoluzione della parte centrale di questo telaio, che è il sistema ammortizzante, l'ActiFlex. Devo dire che negli anni e nei mesi di sviluppo questo sistema è stato ottimizzato al punto tale da consentirmi adesso di avere una bici che da un lato mi dà una estrema rigidità e quindi delle grandi performance, e dall'altra però mi aiuta in tutte quelle situazioni in cui c'è bisogno comunque di scaricare un po' quelle che sono le vibrazioni ed andare quindi a dare un po' di sollievo alle parti come la schiena o le spalle, che sono messe a dura prova soprattutto su gare molto, molto lunghe come quelle che affronto. Le vecchie bici di Endurance avevano il grande pregio di essere molto comode, ma dall'altro lato erano pessime dal punto di vista della performance e della resa in gara. Quindi tu stavi seduto su una poltrona, su un divano, ma in realtà se da un lato eri comodo, dall'altro facevi molta fatica ad esprimere forza, ad esprimere potenza. Gare molto estreme come quelle a cui partecipo, si può partire con il sole e si può finire magari con una grandinata o con strade completamente allagate, ed in quel caso, quando tu hai appunto molta stanchezza, non riesci neanche più a tirare i freni, avere la sicurezza del freno a disco è fondamentale. In questo la 110 NDR mi dà la possibilità, su un unico telaio, di scegliere di volta in volta quale sistema adottare, quindi se il freno tradizionale o il freno a disco. E secondo me è un'altra delle peculiarità che fa di questo telaio qualcosa di mai visto sul mercato fino adesso. Abbiamo chiuso 2 anni di lavoro, 2 anni di progetto, finalmente la bicicletta è pronta. L'abbiamo messa a disposizione dei nostri dealer, a disposizione della stampa specializzata, per avere un loro feedback. In discesa si manovra benissimo, l'avantreno è molto agile a cambiare direzione, è una bicicletta da corsa a tutti gli effetti. Possibilità di montare freni a disco e caliper per rim brake, insomma più versatile di così è difficile. E in più è bella l'idea dei forcellini sostituibili.
hai quasi una bicicletta da gara, mentre nel momento in cui passi sull'asfalto sconnesso si riesce a rilanciare anche in maniera efficace. Per chi ama pedalare molto sul posteriore, quindi caricando il peso sul posteriore, si sente che la bicicletta ha un potere dissipante abbastanza importante. Facilmente attribuibile a diversi tipi di appassionati. È una bici assolutamente trasversale, è una bici tecnicamente evoluta, appagante, riesce ad avere diverse anime dentro di sé, quindi sicuramente la qualità del marchio si vede, non delude le aspettative, anzi non flette come potrebbe succedere ad altri sistemi, quindi è molto solido il retrotreno, sicuramente accompagnato da un avantreno molto stabile. I was impressed that you really can feel the difference. Obviously, it's kind of almost controversial about rim brakes, or well, disc brakes seem to be controversial for some people. So, to my mind, I absolutely see no reason why drop-barred bikes don't have disc brakes. But if I think it makes sense from probably a manufacturing point of view to provide a bike that has both, so that you're not cutting off any of your potential customers. A really nice, clean look. And you've got the flexibility to put different wheels in, different brakes if you want to. Performance is nice. I love having all the cabling inside. Yeah, nice, clean. But the thing that I like most about the bike was it's a road bike. So it's not got any pretensions to be a gravel bike or a cobbles bike or an all-terrain, do-everything bike. It's a proper road bike, and I preferred that. But it's a road bike that when it did go off-road, when we did hit those occasional gravel sections or cobble sections, you could really feel the Actilink, I believe it's called, the suspension on the rear, seemed to kick in and did an excellent job adapting. So I could see me, yeah, long days out on that. No, pues en general el concepto de bicicleta, pues que está un poco dentro del segmento de la gran fondo, y la bicicleta bueno, me ha gustado esta primera toma de contacto, la bicicleta me ha gustado mucho. Se le nota una bicicleta cómoda, muy cómoda, y a la vez muy rígida, en la que notas cuando pedaleas, bien sea fuerte de pie o sentado, notas que la bicicleta responde bien al impulso que le das. Tout de suite, qu'on adopte, et avec lequel on a envie de rouler, on a envie de se faire plaisir, quel que soit notre niveau. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire ça que par plaisir, hein, et se balader, hein, dans des conditions optimum, ou bien aller un petit peu plus vers même carrément vers le cyclosport, hein, en se disant, tiens, non seulement je vais pouvoir, c'est un vélo qui répond, mais en plus c'est un vélo qui va me préserver et avec lequel je vais pouvoir aller loin. Voilà, ça c'est mes premières impressions. Siamo soddisfatti veramente all'interno dell'azienda di aver progettato questo nuovo prodotto. Finalmente il mio sogno nel cassetto è stato realizzato. Ringrazio tutto il mio team di ricerca e sviluppo. E questo nuovo prodotto quindi ci proietta nel futuro, è un prodotto moderno che ha veramente una porta aperta verso il futuro.